È stato presentato alla stampa il nuovo punto vendita della comunità di San Patrignano. Si tratta di un emporio che offrirà i prodotti di vario genere. Tutto il meglio di San Patrignano in una nuova struttura, un'antica stazione di posta del Settecento, arredata con gusto e raffinatezza, all'interno della quale trova spazio anche una selezione delle squisitezze alimentari del buon paese, come pasta, confettura e miele. Si chiama Spaccio e da mercoledì 1 ottobre sarà aperto al pubblico. Ci presenta questo nuovo negozio Andrea Muccioli, responsabile della comunità. Beh, è un punto di incontro e di vendita in cui in un unico contenitore ci saranno tutti i prodotti che San Patrignano crea, dai mobili all'oggettistica, al merchandising, a tutti i prodotti alimentari, compreso anche una pizzeria e un piada bar. Si potranno degustare direttamente appunto molti di questi prodotti. È un luogo che ha come finalità quella che è già messa in mostra da San Patrignano ormai da tanti anni, di dare la possibilità di un incontro tra le persone che vivono qui e che si stanno impegnando a ricostruire la propria vita e il proprio futuro e quel mondo da cui loro provengono, diciamo, sconfitti, a cui devono tornare a testa alta e con cui è giusto che si confrontino quotidianamente, così come alle persone che fuori spesso ignorano l'entità di questi problemi oppure giudicano irrecuperabili le persone che hanno problemi di tossicodipendenza, di venire qui, di capire il nostro mondo e il grande valore di questi ragazzi e le grandi possibilità invece di riscatto che hanno. Perché Spaccio? Spaccio perché a noi piace sdrammatizzare le nostre storie, le nostre piccole grandi tragedie personali, le sofferenze che sempre sono grandi provenendo da storie di emarginazione e di droga, riscoprendo la vita, la dignità, il grande entusiasmo di ritrovarsi a vivere il proprio presente, il proprio futuro. È giusto guardarsi indietro, ricordarsi gli errori fatti, ma anche saper sorridere e ridere del proprio passato e delle proprie esperienze. È un modo così simpatico, un po' provocatorio e autoironico di giocare con le parole. Spaccio, quindi una materia che chiunque sia San Patrignano conosce molto bene, ma uno spaccio diverso dove tra l'altro le prime due lettere della parola SP stanno a significare San Patrignano, che è quella casa e quel luogo che è stato, diciamo, i primi passi del nuovo riscatto, della nuova vita dei tanti ragazzi che sono venuti qua.